già la fine degli anni. Quindi se stanno tutti Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
posto dove i ragazzi si famiglia. Stiamo così a capo. Ma non le avete plastificate? No, perché non c'è stato tempo. Sì. Poi togliamo i nastri. Va bene, ora mettiamo simbolicamente qua. Si cerca di essere perfetti, poi noi dobbiamo essere perfetti. Anche perché poi quando viene Giannarrusto Ginevra, non sa dove è il suo albero. Allora, noi in questo oggi lo mettiamo così loro sanno dove. Se vi date una mano, ce li dividiamo e li troviamo dove sono i piccoli. Dividiamoli a noi, dai. Vediamo di fare le migliori ore. Vai Francesca. Buongiorno. Bambini, salutiamo. Sì. 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 Sì.
dovrei raccontare una delle cose. Sì, se trovate bambini, ditemi io racconto la classe. Tutta la sera non lì. Vado qua con un'inchia. Scusa, aiuta a Maria, Maria. Mangione sta qua. Perché sicuramente sono degli amici buoni, bravi. E perché sono bravi? Lo sapete perché? Questa mi sembra pure bene. Non fanno del male, in realtà fanno anche del bene proprio. Bravissima, bravissima. Le piante da frutto ci danno i frutti. Le piante sono belle proprio per questo, perché... perché sono degli esseri viventi come noi, siamo degli esseri viventi, bravi. Le piante sono degli esseri viventi. Ora, come le piante che sono esseri viventi, però rispetto a noi, noi, e questo è perché noi siamo un po' cattivelli, facciamo delle cose che inquinano. Infatti si parla tanto di inquinamento, ne avete parlato pure a scuola, giusto? Ora, l'inquinamento dice c'è il discorso dell'ossigeno che manca, l'anidride carbonica assai. Bene, queste piante ci aiutano proprio a togliere l'anidride carbonica. Significa ad arricchire l'aria di ossigeno. Questo significa che ci fanno una cosa utile. Moltissimo? In effetti è così. Ecco perché la giornata dell'albero, la giornata in cui si festeggia questa loro prestazione. Noi dobbiamo tanto agli alberi e noi li festeggiamo. Allora quest'oggi mettiamo le piante. In più cosa vi dico? Un'altra piccola cosa. Siccome, proprio perché questo discorso è riconosciuto da tutti, allora ci sono anche delle leggi che dicono che dobbiamo far sì che le piante vengano a essere piantate. Infatti c'è una legge dove dice che per ogni bambino nato... Sindaco, prendiamo un bambino per classe col cartellino che mette... Va bene? Vi do il cartellino con bambino nato per classe che mettiamo vicino all'albero. Per ogni bambino nato... Per ogni classe, un attimo, prendiamo anche... Sto facendo una piccola introduzione ai ragazzi. Per ogni bambino nato gli affidiamo una pianta, così i genitori, infatti oggi ci sono, avete visto quanti bambini piccoli ci sono? Sono tutti bambini che sono nati nel 2018, in sostanza hanno un annetto di vita, ma mica del 2018, nel 2018, perché abbiamo pensato, dovevamo pure iniziare, non potevamo andare nel 2012-2013, allora deciso, iniziamo dal 2018, dopodiché ogni anno metteremo le piante. Queste, qualcuno di voi ha contato quante piante sono? No. No. Sono 193. 193 piante. Bravo, ma le hai contate? No. E chi te l'ha detto? L'hai letto? La maestra. Bravo, sei bravissima. Sono 193 piante, perché nel 2018 sono nati 193 bambini. Allora noi quest'oggi festeggiamo due cose. Uno, il discorso della festa dell'albero. Uno, il discorso della festa dell'albero. L'altro, il discorso dei bambini che sono nati. In sostanza è come se diamo il benvenuto ai bambini nella nostra comunità. Ecco che noi affidiamo ogni pianta ad ogni bambino. Metteremo i cartellini. Voi, più che innaffiare, no, questo è esagerato, ci sta chi viene. Voi aiutate a mettere i cartellini.
in modo tale che ogni pianta avrà il nome del bambino. Ok? Ci siamo? Bravi. Avete domande? Va benissimo così. Allora, buona giornata. Ciao. Per favore, modera le parole, stai attento a quello che dici. Non gridare, se ti sentono su. Come fa un albero per me? Perché le piante. Tua figlia non ti accompagna. Il tuo e lui. Sì. Che onore. Io mi stavo preoccupando che non c'è. Ehi. Poi ti ho visto in bene. Sempre. Bocca aperta. Allora, avvicinatevi tutti in modo tale che pianteremo in maniera simbolica un albero. Ci sarà un bambino, se ho capito bene, per ogni classe, una rappresentanza dei ragazzi. E poi, diciamo, ci sono i festeggiati che sono i nati nel 2018. Ho visto che sono arrivati dei bambini, delle bambine, dei bambini, e quindi, diciamo, li possiamo assegnare a loro stessi un albero. Quindi metteremo il cartellino, lo metteranno i bambini in modo tale che ci sarà un ideale passaggio di consegna fra chi pianta e chi magari dovrà curarlo. Allora, i bambini avanti del 2018. Oh, attenzione, vieni Gabri, attenzione, accompagnati. Vieni Gabri, la mano in allora, te lo tengo io. Vieni qua. Eccoci qua. Come si chiama la bambina? Cristina. Perfetto. Non è due. Bene, allora piantiamo l'albero coprendo, così lo copriamo. Allora, visto che ci siete e vi siete avvicinati tutti, colgo l'occasione per spiegare nel dettaglio la manifestazione. È volontà dell'amministrazione riqualificare alcuni luoghi. Noi siamo sul Tratturo Regio. Il Tratturo Regio è un lembo di terra che veniva utilizzato dalle greggi per spostarsi per portare le greggi a pascolare evidentemente nei luoghi più dove c'è abbondanza di cibo, e quindi è dalla larghezza di 100 metri è un percorso dove le pecore, è un'autostrada, ecco, è una strada questa qua, dove veniva utilizzata proprio dalle pecore e dai pastori che si spostavano su quest'area. Come vedete, quest'area ovviamente in linea con il ponte Ofanto, con il ponte, quindi è una via, una strada. Anticamente questi tratturi
erano fatti proprio come noi li stiamo di nuovo realizzando, cioè vedevano i bordi di questi trattori con questi alberi, con questi lecci, tant'è che se voi guardate all'altro lato del tratturo, perché il tratturo inizia qui e termina dove ci sono proprio quei lecci, esattamente la stessa essenza di alberi che stiamo piantando adesso. Quindi era questo percorso veniva identificato anche per la presenza di queste alberature. Ora noi oggi vogliamo fare due cose fondamentalmente. Il primo, intanto riqualificare quest'area, perché sono convinto e mi auguro, è un nostro auspicio, che piantando gli alberi, dando il nome dei nostri figli, dei nati, in realtà qualcuno dice ma a Canosa non nasce nessuno perché noi nasciamo ormai fuori Canosa. Beh, io dovrò un attimo correggere, perché amministrativamente nascere vuol dire iscrivere una persona all'interno del nostro anagrafe, quindi evidentemente i nostri nati sono stati iscritti per la prima volta a Canosa come anagrafe, quindi sono cittadini canosini a tutti gli effetti. E quindi per questo vogliamo piantare un albero per far sì che tutti quanti possiamo veramente pensare che tutto il luogo, tutti i luoghi pubblici sono veramente sono nostri e dobbiamo assolutamente tenerli in considerazione, dobbiamo attenzionare questi luoghi. Un altro motivo per cui abbiamo scelto la manifestazione farla in questo modo è perché ci auguriamo che ogni famiglia a cui verrà dato quest'albero in maniera simbolica possa veramente frequentare questo luogo curandosi anche di quest'albero. Ovviamente la speranza è che siano tutti cittadini, perché poi i figli, i giovani canosini, i bambini canosini sono bambini di tutte le famiglie, non esiste solo il figlio di Tizio e il figlio di Caio, sono le nostre future generazioni. E quindi, così come mi auguro che i canosini si occupino dei bambini indistintamente, di tutti i bambini, mi auguro anche che questi alberi vengano curati dai canosini e soprattutto dalle famiglie. Quindi l'invito è quello di ritornare in questo luogo, di frequentare questo luogo, di portare i vostri bambini. Noi ci impegneremo a vigilare maggiormente, a tenere più pulito questo luogo, però questo può essere possibile solo se lo fate voi, se lo facciamo assieme. Se voi venite qui e ci segnalate anche chi non si comporta bene, noi provvederemo a identificarli e a punirli, su questo non c'è dubbio. Però ecco, riappropriamoci degli spazi. Solo così riusciremo a rendere questa città, questo luogo più vivibile. Grazie. Allora, adesso abbiamo piantato l'albero, gli operai del comune hanno piantato l'albero, a cui ringraziamo. Ora facciamo la cerimonia con cui, come ti chiami? Gabriele, mettiti, ecco, magari e poi facciamo la foto. Sì, adesso ti stai riprendendo. Bene, così. Ecco, questo è l'albero di Casa Massima Cristina, che è lei. Bellissimo. Brava Cristina. Facciamo la foto. Tranquilla. Ecco qua. Bene. Stiamo spostando troppo. Bene, facciamo in questo modo. Adesso c'è un altro albero. Vediamo a chi lo... Sindaco. Bene. Allora, come si chiama la bimba? Chiara.
Va bene, spostate. Come ti chiami? Va bene, allora chi mette l'albero? Chi mette il cartellino? Dai, metti la scuola. Quello è tuo, ma chi è? Perché c'è un'altra bambina che lo dice. Guarda, il tuo albero, ma è piccolino come te, io sono piccolo, non devi farmi andare grande grande, va bene? Vieni qua con la mamma, mamma e papà, dai, forza, prendi la foto. Dai, vieni, amici, aspettiamo questo. Mara, grazie. È nato il fratellino, non c'è la febbre, quindi lo metto lì al posto del cane. Guarda che genitori. Franci, mi guardi? Avvicinati alla pianta. Luca, avvicinati alla pianta. Vedi, guarda là, guarda là. Vai giù, vai giù, vai giù, Franci, dai, vai, vai, vai. Dai, tanto ti pulisci. Dai, che non succede niente. Dai, guarda là, guarda. Basta? Fate mettere sindaco il cartellino alla bambina. Sì, sì, sì. Francesca, riprendi. Manutenzione a livello di insomma la crescita di braccio, l'aria. Noi andremo sicuramente a sindaco, sindaco. Fai una foto a questo bimbo, che lui è la sorellina, che vedi? La sorellina sta a casa e lui rappresenta la sorellina. Bravissimo. Come ti chiami tu? Andrea. Ecco qua Andrea. Ci sono i bambini che vai avanti, con lui rappresenta la sorellina, vuoi fare una foto con lui? Sì, dai, metti la guida. Mara, vieni qua. Aspetta, metti su.
raccomando, torna a casa. Poi devi avere il cartellino, eh? Va bene? Bravissimo Andrea, bravo. Andiamo avanti, sindaco, ci sono gli altri. Sindaco, buongiorno, buongiorno. Allora, Vincenzo, devo ringraziare in particolar modo le maestre che veramente si sono prodigate. Ho visto tutto quello che avete preparato, quindi hanno metteremo tutti i cartellini con plastificati per cui leggeranno anche le intemperie e quindi invitiamo tutti i genitori a venire qui e a guardare l'alberello del proprio. Sì, l'hanno promesso. Ora, quanto sei bello? Sveglio. Sei bello. Ma invece è grazie. Aspetta, lo devo sbloccare. Ma devo fare una foto. Ah, lo sblocco, scusa. Questo è un albero piccino piccino. Sì, sì. Quanto bello sarebbe? Chi è il padrino? Allora, bimbi, noi ce ne stiamo andando. Grazie.
Dov'è il padrino e la madrina qua? La madrina, la madrina. E tu? No, la madrina è là. Allora tu fai il padrino, va bene? Metti, dagli un nome alla galleria. A Silvia. Grazie. Adesso buttiamo un po', se non si vede. La foto. Allora i cartellini dobbiamo mettere queste plastificati con le fascette di... E poi hanno tutti per sempre. Invece con i plastificati, con una fascetta con le belle... Aspai Claudia! Ci siamo date da fare! Guarda mamma, guarda lì Ale, guarda, fai ci. Tutti con noi. Alessia. Oh, ciao Alessia, buongiorno. Abbiamo un padrino qui. Eccola qui, una madrina. La madrina Giulia, avviciniamoci. Forza Giulia, dagli il nome. Buongiorno. Lui si chiama Nicola. Alice, guarda Alice. No, allora, è quello del sole. Dai, forza. Andiamo. No, sulla. Albere.
due migliori, ovviamente. Già da ora. Patrizia, ho capito. Sono tutte madrine. Allora, foto. Grazie. Vediamo la foto ricordo su Facebook, se sono d'accordo, la diamo su Facebook, la mandiamo. Aspetta nonna, prendi da sola, prendi, sì, guarda zia Rosita, saluta, sì. saluta, di ciao, sono Aurora, diglielo che sta a fare il video nonna, diglielo. Angelica. Aurora, guarda qui zia. Aurora, guarda zia. Aurora, è il momento d'Angelica. Guarda Claudia. Ciao Claudia, dai un bacio. Grazie. Ciao. Fai ciao mamma, fai ciao.